Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come impostare un tasto sulla radio per conoscere la carica della batteria del nostro modello. Prima di iniziare vi ricordo che ho già fatto un tutorial su come impostare un allarme automatico per i livelli di batteria scarica e batteria critica. Se non avete ancora visto questo tutorial vi invito a farlo perché può tornarvi molto utile. Il link è in descrizione. Per quanto riguarda il tutorial di oggi invece, imposteremo un tasto sulla radio che ci dirà a voce la carica della batteria ogni volta che lo premiamo. Questa procedura può essere utile per chi non dispone di un SD o anche semplicemente per chi vuole avere un riscontro acustico in aggiunta al valore visualizzato sul display video. Per avere questa funzionalità è necessario che la telemetria della ricevente sia attivata e funzionante. Vi ricordo quindi che su Betaflight dovete attivare telemetry sul tab ricevente. Inoltre sulla radio dovete fare Discover New Sensors per trovare tutti i valori che avete a disposizione nel Flight Controller. Per sistemi Crossfire ed Express LRS dovete individuare il valore RXBT, mentre se usate FRSky dovete cercare la voce WFAS. Per concludere è necessario avere la microSD con i contenuti di OpenTX o EGTX. Ormai è una cosa molto comune, ma se voi siete senza microSD dovete procurarvene una. A questo punto possiamo procedere. Iniziamo precisando che questa impostazione non va ad occupare nessun canale della ricevente, ma creeremo una funzione interna alla radio. Quindi se non avete canali liberi a disposizione non preoccupatevi perché questa funzionalità non va ad occuparne nessuno. L'ideale sarebbe posizionare questa funzione su un interruttore momentaneo a bottone, ma all'occorrenza potete usare anche una switch che non cambia molto. Possiamo iniziare. Andiamo nel menu modelli e ci spostiamo nella pagina funzioni speciali. Una volta arrivati in questa pagina, scegliamo il primo slot disponibile e premiamo Enter. Adesso premiamo il tasto che vogliamo utilizzare per attivare il comando vocale. Come vedete viene automaticamente assegnata la funzione, quindi premiamo ancora Enter. Ci spostiamo sulla destra e premiamo Enter. Qui mandiamo verso l'alto fino a trovare PlayVal. Dopo premiamo Enter e ci spostiamo ancora a destra. Teniamo premuto a lungo Enter per avere la categoria delle funzioni disponibili. A noi interessa Telemetry. Vi ricordo che la ricevente deve essere accesa, altrimenti il sistema non rileverà la telemetria e il sensore non comparirà nell'elenco. Scorriamo le varie voci fino a trovare quella che ci interessa. A questo punto scegliamo la voce RXBT per sistemi Express LRS o Crossfire o WFAS per sistemi FRSky collegati tramite SmartPort. Dopo aver trovato la voce giusta per il nostro sistema premiamo Enter e usciamo con Exit. Adesso non ci rimane che testare la funzionalità per verificare che sia tutto a posto. 22,2 volt. Perfetto, come avete sentito, alla pressione del tasto la radio ci dice la carica della batteria. Molto bene, abbiamo finito e non c'è altro da fare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.